Moltissima gente in tutte le piazze italiane sabato scorso per le celebrazioni del 72esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, per un ritrovato senso patriottico degli italiani che si è manifestato con maggior vigore nella capitale, dove era presente, oltre al capo dello Stato, un esecutivo nuovo di zecca dopo estenuanti mesi di tira e molla ed il colpo di teatro della bocciatura del ministro dell'economia da parte di Mattarella, che ha portato il paese sulla soglia di una crisi istituzionale. Pace fatta a capo A, quindi la partenza di questo governo, forse per una coincidenza non troppo peregrina, coincide con i festeggiamenti del 2 giugno, che sia questo di buon auspicio. Anche a Pesaro, come nel resto del paese, dicevamo, celebrazioni solenni organizzate dalla prefettura, in collaborazione con il 28esimo Reggimento Comunicazioni Pavia ed il Comune, che hanno, in un rituale consolidato e ripetitivo, la loro forza evocativa e carismatica, con la deposizione da parte delle massime cariche militari ed autorità civili e religiose intervenute della corona d'alloro nella cappella votiva di Sant'Ubaldo. Il corteo, poi, con i gonfaloni alla presenza del picchetto d'onore interforze armato, ha assistito in ossequioso silenzio, assieme ad una sorta piazza, all'emozionante alzabandiera sulle note dell'inno nazionale. Praticamente sono stati 70 anni, anzi 72, dalla Repubblica, vissuti intensamente, e come ci ricordava il sindaco, anche gli ultimi giorni hanno dimostrato l'intensità e lo spirito italiano. Però è una Repubblica che ha la forza di una Costituzione vivace, che secondo me ha dimostrato ultimamente tutta la sua attualità. Sì, è una giornata importante, il momento difficile per il nostro paese, ma è stata una settimana brutta di tante tensioni internazionali, quindi ci ho ribadito oggi a fare l'augurio di buon lavoro al nuovo governo Conte per le tante aspettative che dovrà corrispondere, per le questioni socio-economiche che speriamo si riescano a risolvere, e al tempo stesso ho chiesto grande rispetto per il Presidente della Repubblica. Il cerimoniale poi ha previsto la consegna delle onorificenze e benemerenze, con la consegna delle medaglie e degli attestati nominali. Un'esibizione dell'orchestra di fiati del Conservatorio Rossini di Pesaro ha incorniciato nel finale una mattinata così carica di emozioni.